Nel XX secolo, il filosofo tedesco Arthur Schopenhauer elabora una teoria che passerà alla storia come il dilemma del porcospino. Il dilemma, scritto sotto forma di racconto, descrive un gruppo di porcospini che a causa del freddo devono scaldarsi l'un l'altro, ma essendo dotati di aculei devono trovare la distanza giusta tra di loro affinché non si feriscano reciprocamente. Il dolore è ciò che impedisce ai porcospini di stare vicini tra loro. Sono quindi costretti a trovare una distanza di sicurezza tale da permettere di scaldarsi vicendevolmente, senza che nessuno di essi si faccia del male. Il dilemma viene nominato da Ritsuko nel quarto episodio della serie, 5 giorni dopo l'attacco dell'angelo Shamshel. In questo episodio Shinji, profondamente scosso dalla furiosa battaglia in cui involontariamente ferì la sorella di Toji, scappa dalla casa di Misato e vaga senza una destinazione precisa sulla metropolitana di Neo Tokyo 3. Ritsuko spiega a Misato il comportamento di Shinji mediante il dilemma di Schopenhauer. Il protagonista, infatti, dopo aver ferito il suo prossimo, si sente ferito a sua volta per aver commesso tale atto, quindi decide di evadere dalla società. Nel suo pellegrinaggio senza meta, Shinji incontra Kensuke, il quale lo invita a giocare in mezzo alla natura, e qui Shinji comincia a sentire il calore di cui il filosofo parla. Infatti, grazie a Kensuke, riesce a sconfiggere lo stato catatonico in cui si trovava precedentemente. Ma nonostante ciò, decide lo stesso di abbandonare Neo Tokyo 3 e non pilotare mai più l'Eva 01, perché è timoroso di non trovare la distanza giusta per non pungere più nessuno con i suoi aculei. Mentre sul punto di partire, Shinji cambia radicalmente idea e decide di restare nella Nerve per difendere il genere umano dalle incursioni degli angeli. In questo caso, la risposta di Misato alla spiegazione del dilemma di Ritsuko risulta profetica. Presto si renderà conto anche lui che crescere in fondo è un continuo provare ad avvicinarsi e allontanarsi l'un l'altro, finché non si trova la distanza giusta per non ferirsi a vicenda. L'impossibilità di una comunicazione e di un legame profondo con il prossimo è uno dei temi più importanti che attraversa Evangelion. Fondamentalmente, per quanto i porcospini si scaldino l'un l'altro, non c'è possibilità di un reale contatto, e ciò getta l'uomo in uno stato inesorabile di solitudine. Per quanto egli possa sentirsi vicino ai suoi cari, dentro di sé non può che sentirsi solo, perché nel momento in cui prova a creare un vero contatto con il prossimo, sentirà il dolore degli aculei e fuggirà. Questa pessimistica visione dei rapporti sociali di Schopenhauer rispecchia appieno la visione che hanno in fondo alla serie, dove gli allontanamenti e gli avvicinamenti giocano un ruolo fondamentale all'interno della trama. Il punto su cui i due autori divergono è la possibile soluzione a questo dilemma. Schopenhauer sostiene che un porcospino, per sconfiggere la solitudine, deve sublimarla attraverso un calore interno così forte che può sopravvivere al freddo senza il tepore emanato dagli altri porcospini. Ciò suggerisce che l'uomo deve sviluppare all'interno di sé una dimensione tale per cui non desidera più dare o ricevere sensazioni spiacevoli e non ha bisogno che di se stesso per sopravvivere, nonostante il freddo della solitudine. In Evangelion, invece, la soluzione al dilemma è attraverso il progetto del perfezionamento dell'uomo. Il progetto viene attuato nella serie da una società segreta nata nel Medioevo, chiamata Sele, la quale sembrerebbe essere una massoneria con forti tendenze gnostiche, ma per questo discorso dovrò farci un video a parte. Il progetto prevede la creazione di un'ultracoscienza attraverso l'annullamento dell'individualità, rappresentata nella serie come Eighty Field, per riuscire a ricollegare per davvero il genere umano, senza che nessuno provi dolore nell'unirsi con il prossimo. Durante il Third Impact vediamo infatti le anime di tutto quanto il pianeta riunirsi come pura energia in una sfera, chiamata Luna Nera, che levita tra le mani di Lilith. La Sele vede nell'individualità la maledizione dell'uomo, una sorta di peccato originale che condanna l'umanità intera al dolore, provocato dalle relazioni interpersonali. L'individualità è la causa della nostra condizione di solitudine. Se fossimo un tutt'uno, il concetto stesso di solitudine non avrebbe senso. Il progetto della Sele vuole dunque eliminare le imperfezioni che seguono dalla natura umana, affinché essa trascenda la carne diventando solo spirito. Anno, da quanto si può evincere dalla serie e da End of Eva, non è d'accordo con il progetto.
Shinji in entrambi i finali si oppone e, come se avesse accettato le imperfezioni della natura umana e il dolore conseguente ad esse, decide di uscire dall'occhio di Rei Lilith, evitando così che la sua individualità venga risucchiata all'interno della luna nera. La visione di Anno sembra trovare all'interno del dolore che i porcospini si arrecano il principio dell'uomo stesso, che non sarebbe tale senza quella sofferenza inscindibile dalle relazioni intime. La sofferenza è inevitabile, perché siamo individui diversi, che hanno desideri, tendenze, idee, esigenze e personalità necessariamente differenti. Quando due persone vogliono conoscersi, devono stare assieme, e possedendo ognuno una propria individualità, non potrà essere evitato il dolore che prima o poi susseguirà dallo scontro tra le due diverse personalità. L'individuo, infatti, possiede delle caratteristiche proprie, ed è questo fondamentalmente ciò che lo costringe alla solitudine, il fatto di essere unico e singolare, completamente diverso da ogni altro essere umano sulla Terra. Se le posizioni di Schopenhauer e della Sele tendono ad evadere dal dolore provocato dalla solitudine, la posizione di Anno sembra accettarlo, come proprietà intrinseca all'essere umano, necessaria affinché il senso stesso del conoscersi abbia davvero realtà. Due persone che vogliono conoscersi nel profondo sono costrette a soffrire, ma quando si feriscono l'un l'altro riescono ad avvicinarsi di più rispetto a quando mantengono una distanza di sicurezza. Nonostante il dolore che hanno provato, solo grazie ad esso possono conoscere meglio l'animo dell'altro. Due individualità che si scontrano creano inevitabilmente della sofferenza, ma è essa stessa ciò che rende davvero unica l'esperienza dell'incontro e della condivisione tra esseri umani. Si potrebbe dire più uniti nel dolore, ed infatti Shinji rivendica la propria individualità al culmine del disastro.